Signore, tu sei il pastore che va alla ricerca della pecora perduta, abbi pietà di noi. Cristo, tu ci hai assicurato che il cielo si fa festa anche per un solo peccatore che si converte, abbi pietà di noi. Signore, e di dirvi il mio nome, mediunità dello Spirito Santo.
nomi me e con Spirito Santo, o scacciarmi dalla tua presenza e motivarmi il tuo Santo Spirito. Signore, mi parli di aria e la mia bocca proclama la parola, uno spirito contrito e sacrificio a Dio, il cuore contrito e affranto tutto a Dio mi disprezzi. Cerca accuratamente, però la trova.
Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe potuto saziarsi con le creature di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: quanti salariati, mio padre, hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Mi alzerò, andrò da mio padre e dirò: padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi salariati. Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te, non sono più degno di essere chiamato mio figlio. Ma il padre disse ai servi: presto, portate qui il vestito più bello e fatelo indossare. Mettetevi l'anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzate, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso perché lo abbia avuto sano e salvo. Egli si indignò e non voleva entrare. Tuo padre allora uscì a supplicarlo. Ma egli rispose a suo padre: ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito al tuo comando, e tu non mi hai mai dato un carretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso. Gli rispose il padre: figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo. Ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Parola del Signore. L'essenza del cuore di Dio, che è misericordia.
dice Giovanni nel suo Vangelo. Proprio il figlio di genere che è uscito dal seno del Padre, lui ce lo ha donato, ce lo ha rivelato. E allora noi, attraverso Gesù, che si è fatto come noi, tutto simile a noi, eccetto nel peccato, possiamo conoscere il cuore di Dio, i sentimenti di Dio, di questo Padre che ama sempre e dovunque i suoi figli, che li ricerca e che li vuole abbracciare per esprimere tutto l'affetto, la misericordia. Non viene mai nei confronti di nessuno, anche della creatura più incallita nel male. Dio è sempre fedele al suo amore per noi, sempre. Avete sentito questa parabola del figliolo prodigo? O Padre misericordioso, ma non soltanto per il figliolo che se ne va e che poi bendito perché tocca il fondo ritorna al Padre, perché chi fa ritornare, fa rialzare sempre il toccare il fondo, dove non si può più andare oltre per limite, ma anche del figlio maggiore che per il richiamo del Padre schiude il suo cuore poi al fratello, sapendo riconoscerlo come tale, cioè fratello, da accogliere, da perdonare, da amare. In questa parabola ci sono alcune espressioni che ci rivelano l'attenzione di questo Padre misericordioso che nei cieli verso tutti e verso ciascuno, perché Dio ama ciascuno per noi, perché non siamo stati né creati in serie, diceva già Pio XII, né amati in serie, ma siamo creati in maniera personale e amati con il nostro nome e cognome, perché Dio di ciascuno di noi conosce e condivide la storia. Allora dicevo che ci sono alcune espressioni che ci rivelano l'atteggiamento di Dio Padre in Gesù suo Figlio nei nostri confronti. E soprattutto alcuni verbi. Il Figlio sta tornando, ha deciso di chiedere perdono al Padre. E allora cosa dice Gesù in questa parabola? Quando erano ancora lontano, suo Padre lo vide. Questo che cosa ci dice? Che il Padre è in continua tensione di rivedere il Figlio, in continua attesa del ritorno del Figlio, che il Padre degliava con affettuosa preghiera per il ritorno del Figlio, e guardava sempre lontano per avere la possibilità di incontrarlo. Ebbe compassione, ed avere compassione significa partecipare alle
condiviso la nostra esperienza umana in tutto e per tutto, persino scendendo morto dentro la tomba per poi risorgere. Gli corse incontro, prima ancora che il figlio corresse incontro al padre per un abbraccio, gli si gettò al per eccellenza di Maria dei Magnifici.
Renditi grazie, Padre Santo, Dio di volontà infinita. Tu continui a chiamare il peccatore a trovarsi nel tuo spirito e manifesti la tua potenza soprattutto nella grazia del perdono. Molte volte i uomini hanno minato la tua alleanza e tu invece di abbandonarli hai stretto con loro un vincolo nuovo per mezzo di Gesù tuo figlio e nostro Redentore. Un vincolo offerto il sacrificio per voi.
Padre nostro che sei nel cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno.
Preghiamo. La potenza di questo sacramento, Padre, ci pervada corpo e anima, perché non prevale in noi il nostro sentimento, ma l'azione del tuo Santo Spirito, per Cristo nostro Signore. Intanto oggi abbiamo detto che c'era la raccolta di generi alimentari per i poveri che si ricordano nella nostra parrocchia. Non so se tutti vi siete ricordati, comunque c'è tempo tutta la settimana per veramente, per eventualmente fare questo gesto di carità. Seconda cosa, lo accennando nella preghiera dei fedeli, si apre giovedì prossimo dal 15 fino a domenica prossima 18 a Genova il congresso eucaristico nazionale, cioè di tutta la Chiesa italiana, e ha per tema il congresso eucaristico, così come è scritto nel calendario parrocchiale che abbiamo distribuito domenica scorsa. L'eucaristia sorgente della missione, nella tua misericordia, perché siamo soltanto nella misericordia, a tutti i sei. Per questo motivo, giovedì sera ci uniremo a tutta la Chiesa italiana nel pregare davanti a Gesù, Eucaristia solennemente esposto. Alle ore 21 qui in cattedrale faremo una veglia eucaristica, un'ora di adorazione eucaristica sul tema del congresso eucaristico, secondo lo schema dato dalla comitato dei congressi eucaristici. I canti li animerete voi, giovani dell'Azione Cattolica, insieme ai giovani delle comunità neocatecumenali. E quindi, ecco, almeno cerchiamo di partecipare a questo momento per unirci spiritualmente a tutta la Chiesa italiana e a coloro che partecipano a Genova fisicamente al congresso. Domenica